Carlo Calenda, viceministro dello sviluppo economico, ha partecipato quest'oggi al roadshow dell'ICE. Il nostro obiettivo generale, ha affermato, è quello di aumentare di 22.000 unità il numero delle imprese stabilmente esportatrici. Il paese ha vissuto anni di declino quando c'era l'intervento pubblico in economia. L'intervento pubblico in economia ha portato corruzione, ha portato a crescere il debito pubblico, proprio una cosa che non ha nessun senso. Anzi, dico il contrario. L'Italia deve prendere quello che è un suo asset, capacità di avere imprese straordinarie, soprattutto piccole e medie, e costruire intorno un sistema che lo fa funzionare. Che vuol dire che se uno vuole fare politica industriale oggi, invece di comprare le acciaierie, deve abbassare il carico fiscale in maniera da consentire alle imprese che ci sono di crescere, di comprare loro le acciaierie e di competere nel mondo. Oggi l'Italia ha un export che cresce negli ultimi 3 anni più di quello di Francia e Germania e pochi lo sanno. Le imprese che internazionalizzano sono quelle che assumono persone di qualità, quindi hanno anche una occupazione qualitativamente buona. Il viceministro si è espresso così invece in merito alle realtà in crisi presenti sul nostro territorio. Ci sono due caratteristiche nelle crisi aziendali. Ci sono crisi aziendali che rappresentano semplicemente la morte di un'azienda perché non è più il settore giusto, non può più essere profittevole. Ci sono altri casi in cui la crisi deriva da una gestione sbagliata di un marchio, di un settore. In questo caso qui si può intervenire, lo si può fare sia col governo accompagnando con gli strumenti di supporto, ma anche intercettando, e oggi sta succedendo moltissimo, flussi di investimenti esteri che vogliono venire, vogliono comprare, perché oggi sanno una cosa che noi spesso dimentichiamo, cioè che nei prossimi 15 anni ci saranno 800 milioni di nuovi consumatori che vogliono prodotto italiano. E dunque oggi investire in Italia, sia per gli italiani che per gli stranieri, è un buon affare.